la gravità. Praticamente, quindi in sostanza i costi gravitazionali sono che in effetti determinano un posto, un modo di sole, luna, eccetera, cioè le cose che conoscete più o meno. Ed è scritto quindi come curvatura dello spazio-tempo. Cioè la materia dice allo spazio come curvarsi e lo spazio dice alla materia come muoversi. Questo è John Miller, in realtà questa è una cosa banale. Immaginate diciamo quello che dice il punto come una specie di tessuto in cui ci sta spazio diciamo tessuto con tempo, quindi una specie di diciamo pezzo di tessuto. Se voi lo tendete per il dritto piano metterci qualcosa di vedete il sicuro. Ecco, questa è un po' diciamo la spiegazione alla Einstein di quello che in qualche maniera è la forza gravitazionale, se in qualche modo, perché in sostanza qualsiasi massa deforma lo spazio in cui è presente. Quindi andiamo avanti, quindi qui ci sta un po' diciamo massa che deforma lo spazio-tempo, qui ci sta invece un sistema doppio, cioè una stellina e un altro più grande che costituiscono un sistema sovrappostante di un corpo in realtà si dice un po' la ricerca o centro di gravità di questi volte e quindi determinano delle diciamo increspature, questa è una e questa è l'altra, cioè nel tessuto dello spazio. Ovviamente che cosa poi ne viene qui? Che è possibile immaginare che ci sia anche la possibilità che delle perturbazioni si propagano in questo tessuto. È un po' come se uno si mette a far ballare insomma, la massa e delle onde praticamente si dipartono su questo specie di pezzo di stoffa che abbiamo speso. Cioè, e quindi in realtà con il respiratore spazio-tempo che si propagano alla velocità della luce, qui 300.000 km al secondo, e sono prodotte da una massa in moto cerebrale. Di fatto praticamente non molti riflettono sul fatto che se io guardo sul sole per esempio, in effetti io non vedo il sole come è nell'istante in cui sono lavorato, ma praticamente il sole come era 8 minuti prima, perché in sostanza sono 150 milioni di chilometri da percorrere e quindi diviso 300 milioni di chilometri al secondo sono può dover dire solo 8 minuti, ok? Allora sì, correggere se sbagli, facciami vedere, non sto strisciando. Quindi, no, ricordate, io sono se vedete come è, perché è terribile. Noi adesso lo conosciamo la parte più tranquilla e più sorsiva.